Ciao amiche, bentornate a Face Gym. Oggi andiamo a lavorare sulla parte superiore del viso perché io ho notato un problema che abbiamo una disuguaglianza tra un occhio e l'altro. Se facci caso, magari una palpebra è un po' più chiusa dell'altro, una sopracciglia più alta dell'altro e ovviamente spesso e volentieri abbiamo rughe di espressione sia come barre orizzontali sia verticali diciamo, tra gli occhi. Così andiamo a fare due o tre esercizi che possiamo fare per tonificare tutta la fascia della fronte che comunque irradia fino indietro il cranio. Se mentre state facendo questo lavoro senti magari un po' di tensione indietro il collo, ricordate che è tutto legato. Infatti, se apri tantissimo la bocca, magari la senti sul collo. Se cominci a lavorare con gli occhi, tipo se sollevi le sopracciglia e le senti fino al collo, è tutto normale. Però andiamo a lavorare. Però ognuno di noi abbiamo. Non siamo simmetrici, siamo asimmetrici e questo vuol dire di avere un lato più alto dell'altro, ok? Così, questo è il mio lato più alto, questo è il mio occhio che un po' cala più facilmente, così prenderemo le mani e su quello che è più alto la proviamo di spingere verso basso. E quello che è più basso lo proviamo di portare verso alto, ok? Però la cosa importante è sempre provare di non creare rughe sulla fronte, non spingiamo, non accentuiamo la ruga mentre stiamo facendo la nostra ginnastica, proviamo di spianare tutto e per questo spesso e volentieri è mio consiglio di prendere questo tutorial, andare in bagno e farlo di fronte allo specchio, così ti puoi specchiare e provare di fare gli stessi movimenti che sto facendo io. Allora, prima proviamo di spianare e portare poco più giù, però lasciando liscio la fronte. Poi quello che è più basso proviamo di tirare più su, poco, sempre spianando, portandole verso fuori per far sì che è più spianato. Ok, uno giù, uno su, apri gli occhi e quando apri gli occhi vedrai che quello che è predominante, quello più alto, lo senti subito che è più attivo dell'altro. Apriamo gli occhi e trattiamo la posizione, provando di tenere senza rughe. Apri gli occhi, spingi giù, tiri su, apri. 4, 3, 2 and relax. L'altro problema sono le palpebre. Per le palpebre vi invito di sollevare le sopracciglia, sempre con le dita, le sollevi, guardi verso basso e chiudi gli occhi. Lo facciamo 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5. Devi sentire leggermente una tensione sulle palpebre. Così li stai allenando. Tieni chiuso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, stringi, 2 and relax. Adesso andiamo a fare un altro esercizio proprio per spianare. Prendiamo le nostre dita e le tiriamo fu verso fuori. Adesso così, spianiamo verso fuori il nostro fronte. E cominciamo a grottare la fronte come se fossimo arrabbiati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. E poi andiamo a aiutare anche le palpebre che sono magari un po' più rilassate a potenziarsi. Ok? Due dita. Tiriamo su, sempre adesso, prima abbiamo guardato in giù e semplicemente apri gli occhi. Tieni aperti gli occhi. Ancora 5, 4, 3, 2, relax, eccellente. E poi finiamo con l'ultima per la parte interna delle nostre palpebre, due dita. Tiro su e guardo in giù e chiudo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volendo puoi anche ripetere tutti gli esercizi per avere un allenamento completo, ma ripeto, non devi fare troppo face gym al giorno, già 4 minuti, 3 minuti di face gym al giorno
Lo fai la sera mentre detergi il viso e poi ti passi la tua crema notte e ti puoi fare questi 3-4 minuti, poi vai a letto per una bella, diciamo, beauty rest per svegliarti sempre più distesa, sempre più bella, sempre più fresca. Baci dalla Jill e vi aspetto insieme per il prossimo allenamento di Face Gym insieme.